Buongiorno raga, come state? Spero bene. Io sono Ramsk, per chi non l'avesse riconosciuto. Anzi, comunque vorrei fare una cosa. Buongiorno signora! Come va? Tutto ok? Dai, yamma bene. Dopo aver dato questo buongiorno a questa signora, salve, vi spiego il senso del video, che secondo me, già dalla copertina e dal titolo, avete capito. In pratica, io sto per andare in Calabria per le feste di Pasqua, ma mia madre non sa che vado a fargli questa sorpresa, ok? In poche parole, mia madre non mi vede da 4-5 mesi, quindi raga, questa sorpresa che gli farò, secondo me, è una che gli segnerà la vita. Quindi ora sono le 12 e... le 12 e mezza. Io l'aereo per la Calabria ce l'ho alle 22 di sera, allora... Sto registrando. Ok. E allora ragazzi, io oggi vi faccio vedere tutta la mia giornata e infine ci sarà la sorpresa a mia madre. Che ne penserà mia madre? Gli hai detto tutto? E mo? E poi? E lei? Ah, Ragazzi, però in questo video c'è anche un grosso dispiacere. Io e il mio amico Nelson, il mio nero, il suo bianco. Non ci vedremo per... Però signori, vi tengo un buon viaggio. Ora lui mi lascia a casa da solo perché deve andare via. E quindi, niente. Abbracciamoci. Va bene, fratelli. Oh, ci vediamo. Mi raccomando. Ciao amico. Ciao. Ti immagini? Sei uscito di là, Luca. Scogliatelo. Ciao bro. Aspettate. Intanto il tempo se ne va e non rimorsi più bambina. Quanto è bello il mio Nelson. Ciao Nelson! Ora siamo solo io e te. Quindi non mi abbandonare pure tu, perché sennò potrei morire di solitudine. Comunque, a parte gli scherzi, ora sto aspettando Ergi e andiamo a RDS. C'ho l'ultima puntata prima delle feste di Pasqua. Quindi ora vi porto anche lì. Siete pronti? Ok ragazzi, allora io sto andando via. Ergi è qua sotto. Chiudiamo la nostra casa. Ciao. Mi mancherà. Ma non è vero, non mi mancherà. E ora si parte per l'avventura. Ergi mi aspetta, yamma belle. Allora, Ergi mi fa, scendi che siamo già qua sotto. Ma qua sotto dove? Dov'è? A posto, regà. Te come va? Alla grande, stiamo... Sì? Mamma mia. Porca, mamma mia, sono belli. Perché i brutti li baciano tutti? Ok ragazzi, siamo arrivati a RDS, ora si inizia la live. Signori, i vostri radiofonici di fiducia sono pronti, tra poco si va in live. E niente. Ok raga, allora siamo usciti da RDS e siamo con Giulio. Devo ancora andare a RDS Next, loro invece vanno a Donzelle. Donzelle, ma perché tra poco ragazzi incontriamo una persona molto, ma molto influente. Molto influente. Mi ha guardato, mi ha dato uno sguardo. Chi è che ti guarda sulle Comunque ragazzi, allora siamo arrivati qui sul Duomo e niente, siamo con una persona. Ecco, sono io. Come va Niki? Tutto bene, mi sei mancato. Questo fa sul web. Raga, niente, siamo sul Duomo, facciamo un attimo i milanesi, siamo a fare api con la mia amica che voleva una foto da un fan e gliela abbiamo fatta fare. Che voto dai a questa foto? Ah, è bellissimo. Ok raga, allora sono le 8:30, sto per prendere il pullman per andare all'aeroporto e poi alle 22:50 c'ho l'aereo. So che c'è un problema, che questo qui parte alle 9:15 e arrivo lì alle 10, quindi poi in 50 minuti devo fare check-in e tutto, quindi me la rischio un casino. Ma vabbè, sono pur sempre Rams, che ce la farò. Bene raga, allora sono arrivato all'aeroporto, c'ho 20 minuti per fare la sicurezza e per prendere l'aereo. C'ho i capelli perché ho dovuto correre. Ce la farò? Ok. Allora raga, da che perdere il treno, ora abbiamo una bellissima notizia. Il treno mio, la Lamezia, è in ritardo di 2 ore, quindi io arriverò a casa alle 2 di notte. Non me ne va bene una. C'è 2 ore di ritardo, raga, 2. Ah, comunque, visto che non ho mangiato, credo che andrò a mangiare, a cenare. E poi niente, raga, Ok raga, allora, ci becchiamo, mo che vado a cenare. Vediamo che cosa si mangia. Io voglio fare, ma vorrei il poké. Raga, allora, ho trovato una pokeria, quindi la serata potrebbe andare meglio. Può andare meglio. Dai. Ok, poké preso. Normale. Normale, anzi, molto simpatiche le persone che me l'hanno fatto, perché mi hanno aggiunto ingredienti gratis visto che stavano chiudendo. Sono stanco morto. Comunque raga, non capisco, o io ho sbagliato bagno o ho
ho sbagliato io bagni. Vabbè, infatti dicevo, era pieno di signore dentro il mio bagno. Vabbè. Raga, io non ci credo. Il volo è stato spostato da altri 20 minuti. Si parte all'1:02. Ecco, vi faccio vedere, io non ce la faccio più. Bene, raga, allora stiamo per entrare nell'aereo. È l'una di notte. Dai! Cioè, guardate che fila. Finalmente, dopo 2 ore di attesa, ci si imbarca. Siamo dentro, raga. Inoltre, vi ricordiamo. Stiamo per partire, raga. Ragazzi, siamo appena atterrati. Non sento nulla, c'ho le orecchie tappate. Comunque sono le 3 di mattina e nulla, i miei complici, mio zio è qui che mi aspetta fuori e mi porta in missione a fare la sorpresa tanto attesa che sto organizzando con quel, cioè, questo video. Quindi niente, ora andiamo da mio zio e si vola a casa, dolce casa. Comunque, voto del viaggio, io direi un bel 7.5. L'atterraggio, raga, stavo per in mano, pensavo stessimo per cadere. E niente, dai, siamo arrivati. Questo è l'importante. Poi, raga, io per come sono pessimista, avevo già pensato, cadi l'aereo, tipo Final Destination. E invece no. Comunque, con quale mezzo? Il mio zio, è lui o non è lui? Oh, Luca, okay. Avete. Come zio? Sono le 3 di notte, comunque, siamo svegli. Ma la notte milanese, ma nene, si va a fare serata. Togli la maschera, dai, andiamo, nene. Si va a fare serata. Andiamo. Ah, signore mio. Camma fa. Che sentite, siamo in Calabria però. Che bisogna fare per campare? L'ho chiamato Pirla, ma siamo in Calabria. E lo dico con l'accento marcato. Siamo okay? Calabresi. Ti saluto, sono le 3 di notte. Che ragazzi, che ore sono, zio? Sono le 4 di notte. Okay. Questo disgraziato mi ha fatto andare alla mezza terma. Siamo arrivati a casa di mio zio. Abbiamo deciso di fare la sorpresa domani mattina a mia madre. Perché domani mattina lei lavora. Quindi sì, ora... Adesso siamo a Capolizzuto però. Sì, se fossi andato ora l'avrei svegliata. Quindi poi non dormiva. Sono troppo responsabile. Quindi ragazzi, domani mattina mi sveglio. Ti vado nel suo salone di parrucchiera. E si va la sorpresa. Bene ragazzi. Ragazzi, buongiorno. Io sto andando a fare colazione con il mio migliore amico che non vedevo da un bel po'. E poi si va al salone di mia madre a fare la sorpresa. Allora raga, la colazione l'ho fatta. È venuto a prendere sempre il mio zione che mi ha detto una cosa. Allora, faremo una sorpresa sulla strada, sulla SP46 per Capolizzuto, dove suo papà sta in cantiere che sta lavorando. Okay. Stanno... Quindi signori, la prima sorpresa sarà mio padre, che è tipo a 400 metri da me, non lo sapevo, quindi la prima sorpresa a lui. E niente, vediamo. E va bene. Okay. Avrei questo compito. Va benissimo. Ci sei? Dai. Sono a disposizione. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo. Ma? Aspetta. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Eccoci, siamo arrivati. Direttamente che fai qua? Dov'è? Ciao bra. Come stai? Ciao Daniele. Ciao, fate gara, mo. Blocca. Bloccala. L'ultima macchina è quella bianca. Che dici, papà? Tutto bene. Ma tu sei cunno, ma che è sul tazzo? No. Hai qua, siamo in posta. Allora, che bella sorpresa, ragazzi. Allora, sorpresa a papà, riuscita, dico. È riuscitissima. Allora, io tra poco vado da mamma. Solo che ti giuro che ho la paura che mi sviene o che succede. No, no, vai tranquillo. Dice è pieno di lavoro. È pieno di lavoro, però. Vabbè. Comunque, ieri, quando tu mi chiamavi, io ero nell'aereo. Allora, raga, gli ho risposto anche in modo maldito. No, papà, lasciami stare che voglio andare a dormire. E io pensavo che non venivi. Mi si è rotto il cuore per dirlo. Lo so, però vabbè. Però vai, io. La sorpresa c'è stata. No, ma rimango per un po' di giorni. Bello, sono contentissimo. Ti voglio bene. Anch'io ti amo. Allora ragazzi, allora mo si va da mia madre. Papà, scusa, ti ho interrotto il lavoro. Ci vediamo dopo. Okay. Ciao. Dai, sei un grande, bro. Grazie, anche tu, papà. Ok ragazzi, siamo quasi dentro il sole di mia madre. Ecco, manco mi devo far vedere. Aspetta, giro di qua. E cavolo, mi vedo. Ciao, me. Tutto bene? Sorpresa! Tu devi vedere la reazione di papà. Le pizzicato mentre che era sulla strada a lavorare. Lascia stare. Avete che è un sogno questo? Un sogno, vero? Sì, dai, ti prego. No, è un sogno, sei pazzo. No, sei pazzo. Sono pazzo, io ti penso sempre. Sì. Allora, che dici, questa sorpresa ha funzionato? Sì, scusatemi. Scusate, signori. Signore, dammi un bacione.
Quindi sì, allora il video che... secondo me può finire qua, la sorpresa ha funzionato. Ok, che voto gli dai? No, 10 e lode, diciamo la verità, io ho collaborato. È collaborato, è stato il mio partner. Ok, raga, grazie mille per aver seguito. Ciao, ciao. Zì, hai fretta? Okay. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, grazie mille per averlo visto. Un bacione, ci vediamo domenica. Ciao!